Per quanto riguarda le future tappe della mobilità per l'anno scolastico 2019-2020, dobbiamo dire che siamo in attesa, entro la prima decade di marzo 2019, della pubblicazione dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità. Questa ordinanza ministeriale, darà con precisione le date per quanto riguarda la mobilità dell'anno scolastico 2019-2020. Intanto la novità di questa nuova mobilità sta anche nel fatto che sia per l'infanzia, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la data di presentazione delle domande sarà uguale per tutti, dunque non ci sarà una fase in cui si faranno le domande per l'infanzia e la primaria e un'altra fase per secondaria di primo e secondo grado. Tutti gli ordini e i gradi di istruzione presenteranno domanda nello stesso periodo. Presumibilmente questo periodo dovrebbe cadere tra la fine del mese di marzo e la prima decade del mese di aprile. Per quanto riguarda invece la chiusura al SIDI, sia per gli organici e quindi per le revoche della domanda di mobilità, questa dovrebbe essere fissata intorno alla metà del mese di giugno. Le date invece di pubblicazione degli esiti della mobilità dovrebbero ricadere tra la fine del mese di giugno e la prima decade di luglio.